Il giorno come la notte, una mostra di Ernesto Morales a Casa Toesca. Questo titolo cosa significa? E la mostra fa riferimento all'equinozio della primavera. Il titolo anche fa riferimento a questo, in quanto l'equinozio della primavera è uno dei momenti dell'anno in cui abbiamo la possibilità di avere uguali ore di giorno e di notte. Una serie di opere dove le cose che colpiscono maggiormente sono i colori e i simboli. Sì, infatti riguardo ai colori riprendo per questa serie, per questo progetto che è inedito, i colori che io solitamente utilizzo, che hanno a che vedere col bianco e nero, con blu, col verde. In più si aggiunge il dorato, il colore oro, no? Che sta lì a simboleggiare anche un certo tipo di ricerca, no? Antica, diciamo. E simboli? E i simboli fanno tutti i riferimenti ai diversi modi in cui la primavera, o l'equinozio particolarmente della primavera, è stata rappresentata soprattutto nell'antichità, no? Da qui è la rosa bianca, l'uovo, animali come la fenice, il cigno, le sfere, alcune costellazioni, no? E quindi mi interessa riportare quei simboli dell'antichità che ha a che vedere con la mitologia anche, no? Infatti un punto di riferimento per questa mostra, nello studio precedente alla realizzazione delle opere, è stato la Metamorfosi d'Ovidio, no? In cui si narra l'evoluzione e la nascita dell'universo, del cosmo, del pianeta, no? E i colori sono aggiunti attraverso gli strati. Sì, io lavoro con olio, sì, e poi l'olio lo utilizzo attraverso velature quasi trasparenti di colore, sovrapposte, decine e decine di strati di colore che poi uno sopra l'altro arrivano a una dimensione quasi di colore monocromo, no? Ma è un monocromo che contiene negli strati precedenti i colori precedenti. Una mostra particolare a Casa Toesca. Sì, una mostra di pittura su un tema universale. È la mostra di Ernesto Morales, artista argentino che vive in Italia. La mostra inaugura il 14 marzo e dura fino al 10 maggio, quindi 2 mesi di mostra durante la quale ci saranno eventi collaterali, conferenze ed in particolare un working in progress dell'artista, ovvero la realizzazione di altre opere sul tema che verranno presentate a partire dall'11 aprile. Opere realizzate appositamente per questa mostra. Sì, le opere sono realizzate per Casa Toesca, per la nostra sede, per questa collaborazione che c'è con l'artista da più di un anno e quindi siamo particolarmente felici di questo, riteniamo che sia una mostra, il nostro fiore all'occhiello dell'anno, ecco, quindi invitiamo i visitatori venerdì, sabato e domenica dalle 15 30 alle 19 oppure su appuntamento, basta telefonare, noi qua a Casa Toesca siamo sempre pronti ad accogliere.